Lo sbiancamento che viene proposto anche dai canali televisivi piuttosto che dal passaparola, lo sbiancamento fai da te non è paragonabile allo sbiancamento da studio. Lo sbiancamento professionale che viene fatto in studio o comunque dato al paziente come trattamento domiciliare ha dei dosaggi abbastanza elevati, non sono commerciabili, non sono in vendita da banco, in farmacia piuttosto che al supermercato o su internet e quindi sono prodotti che devono venire utilizzati sotto una stretta supervisione da parte dell'operatore che fa la differenza, è proprio la, diciamo, preparazione del paziente. Non tutti i pazienti possono fare lo sbiancamento, non per tutti è indicato un certo tipo di lavoro e quindi dobbiamo sempre comunque personalizzare la cosa, dobbiamo essere prima noi attenti anche a dire no al paziente. Mi chiamo Maria Grazia Vettori, sono un'igienista dentale, l'igiene e la prevenzione sono fondamentali e il nostro ruolo, la nostra figura è sempre di collegamento tra il paziente e il medico.